Stasera forse è stata la prestazione, è stato l'impegno, la voglia di non concedere, abbiamo concesso poco, siamo stati anche più alti, più ordinati. Ci è mancata la parte finale, forse quel gol non so se era valido, ma a me da lì mi sembrava di sì, però l'unica cosa che mi dispiace è che non siamo riusciti a portare a casa 3 punti che forse meritavamo. Questo senso, però la prestazione, ho visto una squadra che sta cercando di risalire, almeno in questa partita qua, ma questo deve essere il tema costante per noi, cioè l'atteggiamento deve essere costante così. Però ecco, se devo parlare di prestazione, devo dire che c'è stata intensità, c'è stato spirito di sacrificio, quello che dovremmo fare sempre, poi penso che poi così possono venire fuori anche le vittorie. Stasera l'unica cosa che è mancata è quella. Francesco Rinaldo. Sì, mister, mi ricollego al collega, dico, a mio modo di vedere, io l'ho vista così, è mancata proprio il gioco, il fraseggio in attacco, cioè quello che deve essere un gioco fatto di uno o due veloci palla a terra per fare gli inserimenti da dietro è totalmente venuto a mancare, un paio di mischi e più l'occasione di Canotto fermato in dubbio fuori gioco e poi null'altro. Questo per me è un po' preoccupante, lei che ne pensa? No, il fraseggio è vero, a volte si porta troppo palla, siamo troppo individuali e questo non dà tempo ai centrocampisti di salire. Su questo ci sto lavorando per arrivare a dare più fluidità al gioco d'attacco. Questo è evidente, è vero, è un'osservazione giusta quello che fai, è quello che sto cercando di far capire, che se si elimina un po' la giocata individuale, se aumenta la velocità del gioco, gli inserimenti dei centrocampisti potrebbero diventare un'arma importante. In questo c'è da lavorare. Lei ha giocato con uno schema, un sistema che privilegiava questo aspetto. Oggi ha messo molti cross alle fasce, forse Sì. anche per l'abilità del Brescia che ci ha chiuso i varchi. Quindi, voglio dire, non siamo riusciti a fare quello che volevamo con tutti i problemi perché era una formazione obbligata questa. Sì, ma poi no, è cambiato anche il sistema di gioco il Brescia, ha giocato a specchio con noi, quindi cambi di gioco che noi avevamo preventivato in caso che, però c'era il piano B, quello di inserirsi con i centrocampisti, con gli esterni, che se abbiamo fatto in fase alterna, però siamo stati corti, abbiamo concesso veramente poco, anzi penso che non so se sono mai tirato, e questo è già un atteggiamento positivo, ora bisogna migliorare qualcos'altro, sicuramente. Però ecco, se mi limito alla prestazione, dico che insomma i ragazzi l'hanno interpretata come doveva essere, mancata solo la parte finale che è quello che a noi conta di più, vincere. Altre domande? Francesco Francioso. Sì, mister, buonasera. Abbiamo Buonasera. scoperto Krešić, complimenti. Prima delle due Grazie. partite con lei da titolare, un'ultima impressione di questo ragazzo. Però abbiamo avuto la conferma che in attacco siamo pochini. Mi guardo un attimo le convocazioni, 10 difensori e solamente due attaccanti a disposizione. Questo è una cosa che dobbiamo vedere in una fase di calcio mercato sicuramente. Sì, è chiaro che oggi le alternative erano queste, cioè non c'era davanti, i tre che potevo utilizzare erano appunto Coronado, Petrovic e De Schenko, poi non avevo altro, però vediamo ora col mercato cosa succede, penso che qualcosa si muoverà, ma penso sicuramente qualcosa verrà fuori, magari diamo ancora un po' di linfa. E magari troviamo quegli accorgimenti che ci servono per poter ulteriormente migliorare la situazione. Quindi penso che lavoreremo anche per l'attacco. Fabio Tartamella. Buonasera, mister. Buonasera. Critica agonistica tanta nel corso dei 90 minuti. L'ultima volta che il Trapani non aveva preso gol era stata proprio in casa con Benevento, l'unica volta che aveva vinto, quindi questa già la dice lunga anche di grosso pezzo. Bene, ma è mancata forse la cattiveria nel cercare la porta al di là dei moduli e delle difficoltà. Mi aggancio e le chiedo se è d'accordo e le chiedo anche, aveva chiesto alla squadra. Aveva messo sotto esame la squadra, no? Anche dal punto di vista individuale, vediamo chi è capace di lottare per salvarsi, per fare. Che cosa trae da queste 3 partite, da quella di questa sera in particolare? No, stasera ho visto un atteggiamento che dovrebbe essere una normalità.
cioè stare sempre aggressivi sul pezzo, ordinati. Poi è chiaro che gli attaccanti nostri hanno caratteristiche particolari, sia Colorado che Pector, ci sono gente che predilige, si sta abituando ad andare a giocare senza palla, però prevalentemente la vogliono palla su piedi, quindi stiamo lavorando per usare i centrocampisti che anziché buttarsi lateralmente arrivino centralmente, magari ancora non troviamo i tempi, però sono stati tanti cross, siamo arrivati sul fondo diverse volte, e però ancora manca quella cattiveria nel far gol, nel volerlo, nel non mollare mai, e questo secondo me è un passo ulteriore. Però la strada penso sia questa, nel senso, se questo atteggiamento, lavorando, continuando a migliorare anche atleticamente, io credo che possa venire fuori quello che cerco. Io sono sempre, per me sono sempre sotto esame, non è che questa partita mi può dire se è questo quello che voglio. Ho visto oggi un atteggiamento buono, come deve essere sempre. Poi dopo, come ho detto in conferenza prima della partita, si può vincere, si può perdere. Però l'atteggiamento deve essere sempre quello di non mollare mai. E penso che questo poi la può apprezzare anche la gente, no? Perché è questo che vuole, giustamente. Grazie. Chiudiamo con l'ultima domanda, Francesco Francioso. Sì. Mister, una curiosità, l'ultima sostituzione è caduto Balanza, il ragazzo non stava bene o si aspettava qualcosa in più da parte di Balanza? No, il cambio l'ho fatto perché aveva i crampi Canotto, e quindi ho optato per un esterno che è il suo ruolo, che ha gamba, che ha piede. No, ma ha fatto un paio di incursioni, magari poi sbagliando il cross, ma ci sta, insomma, però l'incursione l'ha fatta, il cercare di andare a chiudere in diagonale, cioè quello che l'esterno, voglio che sia un esterno che attacchi l'area. Quindi Canotto l'ha fatto bene in alcuni momenti magari ha rischiato il dribbling dove non doveva, però spesse volte ha messo in difficoltà l'esterno del Brescia. Ok, se non ci sono altre domande. A voi, tanto.